Boieschi, Ottavei, direttore sulla torre di Pecchia. Che vuoi, bambino, bello tanto? Volevo entrare a vederlo Paio, le bellezze in questo loco del museo. Meglio, mi darai soddisfatto. Qui c'è anche il film, grazie. Arrivo. A dopo. 13 marzo del 1261 i genovesi stipulano con l'impero bizantino il trattato di Nicea, in base al quale promettono all'imperatore di Bisanzio Michele aiuto per riconquistare il trono di Costantinopoli, che era stato, diciamo, correttamente usurpato nel corso della quarta crociata. La quarta crociata era stata organizzata a conquistare Bisanzio, che non porzioni significative della Terra Santa, dai veneziani, acerrimi rivali dei genovesi. Si può capire quanto questo piacesse ai genovesi stessi, quindi appena poterono aiutare il legittimo imperatore bizantino a riconquistare il suo trono. Cosa che in effetti avviene nell'agosto dello stesso anno, e allora l'imperatore Michele colma di doni genovesi, li colma di doni essenzialmente commerciali, vantaggi commerciali. I genovesi si prendono una bella fetta di Bisanzio, che diventa una loro sede, una specie di seconda Genova, e in questo modo acquisiscono praticamente il monopolio dei traffici che si svolgevano in quella zona, e in particolare nel Mar Nero, che era il punto nel quale affluivano tutte le vie commerciali più importanti dall'Oriente, le sete, le spezie. I genovesi poi trafficavano anche il materiale più pesante, cobice, legname, grano. A noi di questo momento straordinario della storia di Genova rimane come testimonianza straordinaria dal punto di vista storico ma anche artistico il Palio di San Lorenzo, la cui riproduzione vedete qua, mentre l'originale è in questo momento all'Ufficio delle Pietre di Firenze, dove sta subendo un accuratissimo restauro. L'iniziativa è quella di far partecipare tutti alla promozione di questo restauro, appunto pensando di suddividere virtualmente l'opera in 40.000 tessere da far adottare al costo di 5 euro ciascuno. Perché quest'opera è un capolavoro ed è un patrimonio della città di Genova ed è giusto che sia parte della comunità anche come restauro. La cosa più bella di quest'opera è che è un grande simbolo di pace e di vicinanza tra Oriente e Occidente ed è un tema che ancora oggi, già dal 1261, è ancora presente. Il palio di seta di una qualità elevatissima venne realizzato nel laboratorio dell'imperatore di Bisanzio, uno degli atelier tessili più avanzati del Mediterraneo dell'epoca, quindi venne realizzato da maestranze greche, però pensando agli occidentali, ai genovesi ai quali questo dono sarebbe stato recapitato. E questo lo si vede da molti fattori. Ad esempio già probabilmente le misure, che voi vedete sono così imponenti, sono misure calcolate in palmi genovesi, dovrebbero essere 15 palmi genovesi per 5. Ma poi, non soltanto questo, i santi dei quali si narra la storia e il martirio sono Papa Sisto, lo vedete qua, sono il suo diacono Lorenzo e sono Ippolito. Sono santi di culto occidentale, non sono santi di culto orientale, quindi anche i santi dei quali si parla sono santi pensati per un pubblico, diciamo, occidentale. Infine e inoltre le scritte che narrano e che spiegano gli singoli episodi sono, come vedete, sono in latino e in lettere che ricordano le modalità di scrittura occidentali del tempo, non sono in greco. Quindi si pensava proprio ai genovesi ai quali questo dono sarebbe andato destinato. Vediamo nel dettaglio la storia. Qui abbiamo Papa Sisto che dice al suo diacono Lorenzo: prendi il tesoro della Chiesa, in questo caso i vasi d'oro,
vendilo, cosa che Lorenzo, vedete, si appresta a fare ai notabili romani, e dona il ricavato di questa vendita ai poveri. Ecco, vedete qua Lorenzo che dà simbolicamente una moneta a questo gruppo di poveri. Bene, quindi Lorenzo obbedisce, Papa Sisto viene convocato dall'imperatore Decio, che doveva essere un po' cattivello, e immediatamente viene martirizzato, decapitandolo. E questo è il seppellimento di Papa Sisto. La narrazione poi riprende in quest'angolo e c'è un elemento anche abbastanza divertente, diciamo. C'è sempre questo imperatore, come dire, che assurge a simbolo del male, che convoca Lorenzo e gli dice: portami il tesoro della Chiesa. Lorenzo era un giovane diacono, doveva avere anche un certo senso dell'humor, gli dice: va bene, guarda, mi dai 3 giorni di tempo, io te lo porto. Tant'è vero che dopo 3 giorni lui si presenta con i poveri, il vero tesoro della Chiesa. Questo scherzetto a Decio non piace, tant'è vero che Lorenzo, poverino, viene bastonato e buttato in carcere. Carcere nel quale egli continua a compiere miracoli, vedete, converte il suo carceriere, lo battezza, dopodiché subisce, come sappiamo e come è anche riprodotto nella facciata della nostra cattedrale, subisce il martirio sulla graticola e viene quindi sepolto. Infine, di nuovo, Ippolito, da lui convertito, era uno dei suoi carcerieri, viene di nuovo convocato dall'imperatore o forse da un suo notabile, viene torturato con pettini di bronzo e infine squartato dal cavallo. E questo è il seppellimento di Ippolito. Quindi è la storia di 3 martiri, di 3 santi di rito occidentale, anzi proprio 3 santi romani, che viene mandata ai genovesi come, come dire, come messaggio di riconoscimento e di riconoscenza nei loro confronti. La scena centrale, invece, rappresenta proprio l'imperatore buono a questo punto, come si caratterizza Michele Paleologo, che vedete qua con il suo santo protettore, San Michele Arcangelo, che con San Lorenzo si apprestano, come spiega la scritta, ad entrare nella cattedrale genovese, nella cattedrale intitolata a San Lorenzo. Quindi c'è un riferimento specifico alla città. L'importanza di quest'opera è fondamentale da un punto di vista artistico e tecnico, direi. Tanto artistico perché è un'opera di qualità straordinaria, sfavillante di ori e di argenti e di sete colorate. Ma dal punto di vista storico, per la nostra città il Palio rappresenta, come ho già detto, un momento, un balzo in avanti nell'importanza di Genova nel bacino mediterraneo. In base alla, come è stata definita dalla storiografia moderna, inizia nel 1261 il volo del Grifo, cioè il momento in cui Genova acquisisce ulteriore importanza e ulteriore potenza sia dal punto di vista economico-commerciale ma anche dal punto di vista politico e in una certa misura anche militare nel bacino mediterraneo. Quindi questo è non solo una straordinaria opera d'arte ma è un vero monumento della nostra storia. Siamo davanti al Palio, una piccola poesia, un gioco, spiegazione. Di Decio imperatore, narro leggenda, che quando qualcheduno non gli aggrada, gli taglia dallo corpo la sua testa, lo papa gli intimò di cambiare strada, e Decio disse piano sorridendo: farò che anche sua capa, anch'essa cada. Lorenzo fece a lui scherzo tremendo, donando a tutti i poveri il tesoro, lui rise, mentre Lorenzo stava ardendo. Lo Palio narra questo il suo decoro e noi gli dimandiamo un contributo al fine di restaurare questo lavoro. Cacciate due parole e vi saluto. Venite a vedervi questo museo anche, che
con la sapiente guida sua lo si apprezza ancora di più. Consiglio ai genovesi di venire, molti non lo conoscono, e niente, ci apprendono delle cose, anche quando è stato il Casareggio. Venite a fare un salto qui e a presto. Ciao ciao. Grazie, maestro. Eccoci allo museo di Sant'Agostino.
sta andando con Morgani qua. Ciao. Vabbè, visto che siete qua, fate un po' due foto. Tieni il microfono più alto. Buonasera. Salve, Marco Camilleri. No, è già arrivato. Mi ha detto che è tutto a posto e che non c'è, che lui fa partire e che quando è il momento. Benissimo. Di acqua, no, gli basta un bicchiere, un bicchiere just in case, e poi devo sistemarmi il... mettimela pure vicino. Tu stai lì allora? Sì, per così. La canzone è...
Buonasera a tutti, benvenuti al primo appuntamento del ciclo curato da Marco Carminati, storico dell'arte e giornalista del Sole 24 Ore. 7 incontri realizzati in collaborazione con la Fondazione Edoardo Garrone, nel corso dei quali avremo modo di conoscere storie, segreti e avventure delle più celebri opere d'arte italiane. Prima di lasciare la parola al curatore del ciclo, un ringraziamento non formale, davvero, al professor Settis e a Marco Carminati. Buon ascolto e buona serata. Grazie, è per me un piacere, un onore essere qui questa sera, tra l'altro con un pubblico così numeroso. L'idea di fare un incontro di storia dell'arte naturalmente non è nuova, ma di questi tempi accade nel nostro paese un fenomeno particolare. Le lezioni che vengono fatte, per esempio, dal Fondo per l'Ambiente Italiano vengono seguite in media da 700 persone. Il professor Settis è reduce da un ciclo di incontri fatti a Napoli nel teatrino di corte del Palazzo Reale, che non è un teatrino perché ha quasi 800 posti, e anche lì in alcuni casi è dovuta intervenire la forza pubblica perché la gente voleva entrare e non trovava posto. Questa è una cosa veramente interessante e importante, perché è il segno che le persone vogliono entrare nei palazzi storici, nei palazzi che appartengono alle comunità, vogliono entrare in modo diverso rispetto, per esempio, all'offerta delle grandi mostre e dell'esposizione, vogliono entrare per ascoltare e apprendere la sera, naturalmente dopo una giornata di lavoro, quindi in un modo che sia particolarmente piacevole. E questo è stato un po' il filo conduttore che legherà tutti gli 7 incontri che io sono stato chiamato semplicemente a organizzare e a coordinare. Ringrazio molto il direttore del palazzo, il presidente del Palazzo Ducale, il dottor Luca Borzani, per la fiducia che mi ha accordato, e anche allo staff del suo ufficio, Claudia Bovis e Maria Teresa Ruzza, per l'organizzazione. E perché si sente l'esigenza, e voi ne siete la prova tangibile, che questi argomenti possono interessare. Le grandi opere d'arte del nostro patrimonio, anche le più famose, rivelano storie, aspetti, iconografie, avventure fisiche straordinarie, che non sempre sono così note. Le opere sono note, ma non sempre si conoscono bene gli aspetti di queste opere. E quindi queste lezioni saranno proprio tagliate, queste conversazioni saranno tagliate in questo senso. Capolavori dell'arte italiana, soprattutto, avremo questa sera col professor Settis la chiamata di Matteo di Caravaggio, poi seguiranno il Davide di Michelangelo, ne parlerà Cristina Cidini, poi la Galleria Farnese di Annibale Carracci, e ne parlerà Piero Boccardo. Io mi cimenterò con la Gioconda, insomma, un argomentino, ma vedremo, in qualche modo dovrei cavarmela, se no ci sono due uscite di sicurezza in caso il pubblico inferocito volesse dilaniarmi, posso scappare per tempo. Poi ci sarà il professor Mazzocca, che parlerà della Paolina Borghese di Canova, lo storico dell'arte Stefano Zuffi parlerà della nascita di Venere di Botticelli, e concluderà il ciclo Antonio Paolucci, direttore dei Musei Vaticani, che parlerà della stanza della segnatura di Raffaello. Quindi tutti i capolavori molto noti, ma come potrete apprendere da stasera in avanti, ricchi di aspetti e interessanti. Noi questa sera cominciamo con una lectio magistralis, perché il professor Settis è un professore molto noto e molto autorevole. Ha lavorato e lavora nella Scuola Normale Superiore di Pisa, e proprio partendo da questo suo approccio, che è un approccio di un docente, riusciremo a capire come, anche come si devono leggere le opere d'arte, cosa si deve guardare, cosa si deve considerare, quali sono le cose importanti per capire esattamente il messaggio che quell'opera d'arte contiene. In questo caso un messaggio che noi credevamo fino a non tanto tempo fa dirci una particolare cosa, sentiremo invece che gli studi ultimi ci portano a considerare la lettura di questo celeberrimo dipinto di Caravaggio in modo completamente diverso. Quindi io spero appunto che questa serie vi coinvolgerà come ha coinvolto me, perché io ho potuto leggere in qualche volta, anche ascoltare le lezioni del professor Settis e delle altre persone invitate.
Vi ricordo un'ultima cosa. Durante una visita all'Ermitage, una guida mi fece presente un fatto accaduto nel 1941, quando la città era assediata dalle truppe naziste. Sono quei terribili 900 giorni vissuti dalla città. L'Ermitage non venne chiuso e incredibilmente si tenne l'attività didattica. Quindi c'erano le visite guidate ai gruppi ai quali si facevano lezioni davanti ai quadri. Peccato che i quadri non c'erano più, perché erano stati tutti evacuati, per cui le lezioni si facevano comunque davanti alla cornice vuota. Ecco, noi per fortuna non siamo in tempo rebellis, però siamo in angustis. E quindi poter attingere a questo nostro patrimonio artistico in questo modo è anche un modo per stringerci in un momento difficile attorno alle cose più importanti e più irrilevanti e più caratterizzanti del nostro paese. Quindi adesso do la parola al professor Settis, che ci introdurrà a questa straordinaria opera d'arte, La chiamata di Matteo di Caravaggio, che è un quadro che fa parte di un ciclo che si trova a Roma, nella chiesa di San Luigi dei Francesi, in particolare in una cappella, la Cappella Contarelli. Professore, siamo nelle sue mani, nelle sue diapositive, e l'ascolteremo molto, molto volentieri e molto attentamente. Grazie molte, vorrei ringraziare... Grazie. Voglio ringraziare Marco Carminati e l'organizzazione di Palazzo Ducale per questa occasione molto bella, e voglio ringraziare soprattutto tutti voi che siete qui questa sera. Per me ogni occasione di metter piede in questa città che amo moltissimo è gradita. Questa volta avrò anche l'occasione di fare una seconda cosa a Genova domani, perché, come alcuni di voi sapranno, in cattedrale verrà presentato il volume della collana che io dirigo per l'editore Panini, Mirabilia Italia, il volume sulla cattedrale di Genova. Quindi sono molto contento di fare un doppio omaggio a questa città. Parlerò di un'opera molto famosa, una fra le più famose della storia dell'arte europea, e nel parlare di quest'opera molto famosa vorrei puntare soprattutto su due cose: la ricezione, che viene dopo Caravaggio, ma soprattutto la percezione. Quali sono state le strategie che Caravaggio aveva in testa, come l'ha immaginata, per far reagire come il pubblico? Quando parlava di pubblico, quando parliamo del suo pubblico, non possiamo pensare a noi, a Genova, e neppure a un pubblico di Roma oggi, neppure davanti all'originale, ma lui pensava al pubblico del suo tempo. Percezione e ricezione. Cercherò di parlarne dando qualche informazione generale, ma anche dicendo qualcosa di nuovo. In un qualche momento non precisato, fra il 4 di luglio e il 13 dicembre dell'anno 1600, anno santo, questi due dipinti, che sono due scene della vita di San Matteo, sono state appese, queste due tele sono state appese alle pareti della Cappella Contarelli a San Luigi dei Francesi. Caravaggio, Michelangelo Merisi da Caravaggio, aveva allora 29 anni, non sapeva che era all'alba dei suoi ultimi 10 anni di vita. Questa era la sua opera, la sua prima opera pubblica. Fino a quel momento aveva prodotto prevalentemente opere per collezionisti privati. Soltanto 2 anni dopo una... degli eventi molto complessi di cui parleremo, il terzo quadro, il quadro d'altare che qui vedete, quello con San Matteo e l'angelo, fu appeso insieme con gli altri. Caravaggio passava così dai quadri da camera, come si chiamavano quelli per i grandi collezionisti, che fossero cardinali, marchesi, o c'era anche un Giustiniani fra questi, di alta società. In ogni caso, passava da pittore di quadri da camera a un pittore di storia, e la pittura di storia, cioè quella che raccontava delle storie, era considerata la più elevata. Dobbiamo ricordarci che questi quadri sono specifici per quel sito, furono concepiti per quel sito. Gli inglesi dicono site specific, cioè sono state concepite insieme con la cappella. Ora vedete la volta, della quale pure parleremo. Dunque, le strategie compositive di Caravaggio
furono immaginate in funzione della percezione del visitatore. Caravaggio immagina pensando a chi osserverà. Che cosa gli vuol far pensare? Questo è il tema. Siamo molto bene informati sulla commissione. Ci sono dozzine di documenti. Il committente, e voi sapete che naturalmente quando si parla di un quadro in un'epoca come questa o come il 600, ma anche prima e anche dopo, il committente è molto importante, il dialogo fra il pittore e il committente stabilisce molte cose del quadro. Il committente era un ecclesiastico francese che si chiamava Mathieu Cointrel. In realtà il nome Contarelli è una italianizzazione del suo cognome francese. Ma in questo caso il dialogo fra il committente e il pittore non ci fu mai, perché il committente era morto quando Caravaggio arrivò a Roma. Di fatto, quando questo Contarelli immaginò questa cappella, Caravaggio non era ancora nato. Il primo atto, il primo documento è del 1565. Matteo Cointrel, Matteo Contarelli, ecco perché il nome Matteo è evidentemente legato al tema delle storie di San Matteo. Non capisco che cosa sta succedendo qui. Sono scomparse le immagini? Vorrei avere le immagini. Ecco. Questo Matteo Contarelli era nel 1565 un ecclesiastico di medio livello. Più tardi diventò datarius, nominato da Gregorio XIII, cioè si occupava di un pezzo della burocrazia pontificia. Io però avrei bisogno che le immagini restassero sullo schermo, non so cosa devo fare. E qui, nello schermo qui, non funzionano nel mio schermo qua. Se il tecnico volesse darmi una mano, io vedo che la cosa è lì, però non funziona, c'è qualcosa che non funziona qui. Ecco, non so perché. Scusate, mi dispiace farvi perdere tempo, però insomma è chiaro. Ecco, lui fu nominato datarius, cioè si occupava di quella branca della burocrazia pontificia che distribuiva benefici ecclesiastici. Lo stesso Gregorio XIII lo nomina cardinale nel 1583 e Cointrel muore 2 anni dopo. Appena morto, il nuovo Papa, Sisto V, immediatamente ordina un'inchiesta, scopre che si era appropriato, questo cardinale si era appropriato di moltissimi fondi, era diventato molto ricco, era arrivato a Roma, era figlio di un fabbro di un villaggio francese, era diventato ricchissimo e da questa inchiesta risulta che ha compiuto numerose simonie e il Papa deve riorganizzare completamente la dataria apostolica. Però naturalmente, secondo una prassi che a Roma non è mai morta, questa inchiesta viene immediatamente insabbiata. Che cosa fa lui? Si era procurato questa cappella, ha comprato questa cappella nella Chiesa Nazionale dei Francesi, San Luigi dei Francesi, che era in quel momento ancora in costruzione, e voleva che ci fosse la traccia di questa sua presenza. La traccia di questa sua presenza era nella cappella Contarelli, che vedete indicata da una freccia sullo schermo, ma anche sull'altare principale. Sull'altare principale della chiesa, sull'altar maggiore, vediamo se funziona questa cosa, lo mostriamo, no, non funziona. Sull'altar maggiore della chiesa, che vedete in fondo, sull'altar maggiore della chiesa ci doveva essere un quadro da lui commissionato. Sia per il quadro dell'altar maggiore della chiesa, sia per l'intera decorazione della cappella, il cardinale, che non era ancora cardinale, nomina un pittore, Girolamo Muziano, un pittore che allora andava di moda a Roma, stava decorando le ville del cardinale di Este ed era poi uno dei pittori favoriti del Papa. Per qualche ragione però il loro rapporto non funziona. Muziano sembra che abbia dipinto il quadro per l'altare, che doveva essere questa assunzione della Vergine,
che viene nominata da alcune fonti, però non si sa se fu mai messa sull'altare. Certamente oggi, se andate lì, non vedete questo quadro, ma vedete un quadro di Francesco Bassano. Invece un quadro molto grande, dello stesso pittore, con lo stesso soggetto, che forse è quello che originariamente era destinato alla chiesa, ma questo non si sa, si trova nel paese dove è nato, Acqua Fredda, in Lombardia, e ci può far capire come dipingeva questo signore negli anni 60 del Cinquecento. Che cosa diceva il contratto? Il contratto per la Cappella Contarelli diceva che Muziano doveva dipingere entro 3 anni la storia di San Matteo, dovevano esserci, divisa in sex partibus, dice il contratto, divisa in 6 parti, nella parte inferiore la vocazione di San Matteo e il martirio di San Matteo, sull'altare San Matteo con l'angelo, cioè esattamente i 3 temi che dipingerà Caravaggio molto, molto dopo, nella volta doveva esserci un miracolo di San Matteo in Etiopia, altri 2 miracoli a scelta del pittore e 4 profeti. Come vedremo, qui ci sono stati dei piccoli cambiamenti. Tutti questi quadri, tutte queste scene devono essere dipinte a fresco, salvo la tela sull'altare. Quando il Contarelli muore nel 1585, nulla era stato dipinto, la chiesa era ancora in costruzione, sarà finita pochi anni dopo. Però Muziano certamente ha cominciato a lavorare. Questi 2 disegni degli Uffizi, di cui faccio vedere delle foto purtroppo brutte, questi 2 disegni degli Uffizi testimoniano che lui ci stava lavorando. Però il cardinale muore nell'85, nell'86, cosa stranissima, questo Muziano dipinge le stesse scene in un'altra cappella, in un'altra chiesa, a Santa Maria in Araceli, le dipinge per un signore che si chiamava Ciriaco Mattei, dunque il suo cognome era Mattei, e sappiamo nello stesso anno che aveva rotto ogni rapporto con gli esecutori testamentari del cardinale. Cosa si può pensare? Che lui aveva già i disegni pronti, lo mandano al diavolo perché non è più di moda e lui riesce a convincere un altro che gli dipinge le stesse cose. Però è molto interessante guardare questa storia qui. Nel frattempo però l'esecutore testamentario del cardinale, che si chiamava Virgilio Crescenzi, non solo licenzia Muziano, ma si occupa subito di fare qualcos'altro, e lui dice, vuole cominciare, naturalmente la cosa più importante era celebrare delle messe, anche perché il cardinale era morto, bisognava celebrare le messe in suo suffragio, aveva lasciato tanti soldi, magari rubati, ma li aveva lasciati, e quindi bisognava dir messa, e la prima cosa da fare era mettere un quadro sull'altare. Invece del quadro pensa questo Crescenzi di incaricare uno scultore di fare una scultura, e chiama uno scultore fiammingo che si chiama Cobert, Jacob Cobert, e gli chiede di fare un gruppo di marmo. Questo, contemporaneamente mette questa iscrizione che voi vedete per terra, in cui mette la data 1590, come se tutta la cappella fosse sistemata. Tant'è vero che molti lo hanno creduto, persino Longhi inizialmente datava questi dipinti di Caravaggio 10 anni prima del vero, perché riteneva che questa iscrizione desse la data dell'intera cappella. In realtà questa iscrizione è l'iscrizione di un esecutore testamentario che mette le mani avanti e intanto gestisce i fondi che ha ricevuto per la cappella. Che cosa fa lui? Virgilio Crescenzi, oltre che chiamare questo scultore fiammingo, chiama un pittore, Giuseppe Cesari, il Cavalier d'Arpino, un pittore importantissimo allora a Roma, Caravaggio sarà a bottega da lui, e c'è un contratto firmato nel maggio del 1591. Il contratto dice che il Cavalier d'Arpino si impegna a dipingere le scene della vita di San Matteo secondo le intenzioni del cardinale, secondo il memorandum del cardinale che è annesso al contratto, e lo vediamo lì. Non funziona neanche questa cosa. Nel 1593 aveva dipinto soltanto le scene della volta che abbiamo già visto, e intanto e i 4 profeti degli angoli, e non le altre scene. Le scene della cappella non le ha dipinte. Il vecchio scultore fiammingo lavora piano piano e non fa niente, e la cappella non si può aprire.
Intanto muore Virgilio Crescenzi, una fonte del 1592 dice che la cappella era ancora chiusa da assi di legno, un vero scandalo. Intanto i padri francesi della Chiesa erano molto irritati e protestano presso il Papa Clemente VIII. Clemente VIII non accetta più che i soldi, i fondi vengano gestiti dalla famiglia Crescenzi, che evidentemente li usava per tutt'altro, visto che non riusciva a far fare queste pitture, e invece affida il completamento della cappella alla fabbrica di San Pietro. La fabbrica insiste sul Cavalier d'Arpino perché finisca le sue scene, e forse a questa fase appartiene questa scena con la vocazione di Matteo, che voi vedete in un disegno del Cavalier d'Arpino. Se non che il Cavalier d'Arpino continua a non dipingere, lì forse c'è un problema anche di contratti, di soldi, eccetera, finché a un certo punto la fabbrica di San Pietro lo licenzia e chiama un nuovo pittore, Caravaggio. Questa, nel 1599 la situazione diventa drammatica. Sono passati 14 anni dalla morte del cardinale, sono passati quasi 40 da quando lui aveva, ancora non cardinale, aveva messo insieme i fondi per la cappella. Non si è fatto ancora niente, non si è detta nemmeno una messa per lui, e il 1600 è l'anno santo. Come si fa ad arrivare all'anno santo con tutti i pellegrini francesi che arrivano così? Allora, a questo punto decidono di celebrare la prima messa il primo maggio del 1599 senza quadro d'altare, e poi ci mettono invece, fanno subito questi contratti nel mese di luglio del 99 con Caravaggio. Sono due diversi contratti in cui lo stesso Caravaggio si impegna sempre a dipingere secondo le intenzioni del committente, con un cambiamento molto importante. Mentre Muziano e Cavalier d'Arpino dovevano fare degli affreschi, Caravaggio invece si impegna a fare delle tele. Non si fidavano molto di lui, infatti nel contratto c'è scritto che gli mettono alle costole un pittore, per noi infinitamente meno importante, ma allora di maggior reputazione, Cristofano Roncalli, il quale doveva sorvegliare che Caravaggio pagasse i colori il giusto e che tenesse conto di quanto costavano i colori, perché non facesse la cresta. Caravaggio comincia a lavorare, un anno dopo ha finito, le mettono temporaneamente, sappiamo il giorno, temporaneamente senza cornici sulle pareti della cappella, e il 13 dicembre le mettono nella collocazione in cui sono sempre rimaste fino ad oggi. Intanto il vecchio scultore fiammingo Cobaert, che aveva sempre lavorato in piccole statue di avorio ed era stravolto dalla grandezza di questo compito, non aveva ancora finito. Allora la fabbrica di San Pietro gli prende via la statua non finita e la mette di forza sull'altare. La mette di forza sull'altare, però ci sta tre settimane. Dopo tre settimane il rettore della chiesa di San Luigi dei Francesi, che si chiamava Francesco Contarelli ed era un nipote del cardinale, dice: questa statua non mi piace, la butta via. Si trova, ora questo è un montaggio, quello che vedete nella vostra destra è un montaggio, la chiesa ora è in un'altra, la scultura è in un'altra chiesa romana, la Trinità dei Pellegrini, e dice: visto che Caravaggio, questo giovane pittore, ha consegnato con poco ritardo le due tele laterali, facciamogli fare anche il quadro d'altare. E Caravaggio lo fa, è quello alla vostra sinistra, in bianco e nero. Lo fa un quadro, dice il contratto, per metterlo sopra l'altare in loco della statua di marmo bianco, il qual quadro contenga l'effigie e immagine di San Matteo in actu scribentis evangelium, con l'effigie di un angelo a corpo intero. Caravaggio lo fa e viene pagato il 22 settembre del 1602. Immediatamente lo stesso Contarelli e i padri della chiesa rigettano anche questo, non lo vogliono. Come racconta Bellori, postolo sull'altare fu tolto via dai preti con dire che quella figura non aveva decoro né aspetto di santo, stando a sedere con le gambe incavalcate e coi piedi rozzamente esposti al popolo. Si disperava il Caravaggio per tale affronto nella prima opera da esso pubblicata in chiesa in riguardo alla sua reputazione.
finalmente stava avendo delle commissioni pubbliche e gli respingevano un quadro. Per fortuna il marchese Vincenzo Giustiniani si mosse a favorirlo e liberollo da questa pena, poiché interpostosi con quei sacerdoti si prese per sé il quadro, gliene fece fare un altro diverso, che è quello che si vede ora sull'altare, che è quello che voi vedete alla vostra destra. Il quadro invece del marchese Giustiniani, dopo varie vicende collezionistiche, finì a Berlino, dove fu distrutto nella seconda guerra mondiale, ed ecco perché non esiste una foto a colori. Le dimensioni del primo San Matteo sono più piccole, non si sa perché, questo è un montaggio che mostra più o meno come poteva essere. Questa è dunque la storia molto complessa di come siamo arrivati alla Cappella Contarelli così come è oggi. Caravaggio nel farla sapeva che stava gareggiando con altri due pittori, il Muziano e il Cavalier d'Arpino, con uno scultore, c'erano altri attori che erano il cardinale defunto, i suoi eredi, la congregazione di San Luigi dei Francesi, la fabbrica di San Pietro, alcuni altri cardinali, il Papa stesso e poi carpentieri, notai e così via. Per quasi 40 anni, tuttavia, il programma è rimasto sempre lo stesso. Tuttavia Caravaggio doveva cercare di ragionare su come catturare il pubblico e l'attenzione del suo pubblico. Si vede quanto ci tenesse soprattutto nei pentimenti, cioè nelle varie fasi di un quadro. Il Martirio di San Matteo, uno dei due quadri di cui poi non dirò più nulla, il Martirio di San Matteo, secondo Bellori, che è una fonte dello stesso Seicento, il componimento e i moti non sono sufficienti all'istoria, ancorché il Caravaggio la rifacesse due volte. Questo quadro è stato uno dei primi in cui nel 1951, se ricordo bene, fu sperimentata la nuova tecnica della radiografia dei quadri. La radiografia rivelò allora, così si disse, tre successive versioni. In realtà, dalle riflettografie fatte nel 2009, la situazione è molto diversa. Ci sono non tre versioni abbozzate, cioè due abbozzate più quella finale, ma due versioni complete. Caravaggio fece una prima versione, aveva ragione Bellori, fece una prima versione completa, che vediamo qui ricostruita in parte, e poi una seconda. Caravaggio non aveva mai dipinto su una tela così grande e nel dipingere su questa tela così grande si dovette misurare con delle straordinarie difficoltà. Inizialmente fece una cosa un po' cinquecentesca, e cioè ci mise delle grandi architetture che voi vedete in parte qui, che sono emerse, come vedete nel disegno di destra, dalla riflettografia molto più chiaramente che dalle radiografie precedenti che vedete a sinistra. La cosa stupefacente è che queste sue architetture sono chiaramente dedotte dalla cosiddetta incisione Prevedari, che è un'incisione lombarda del 1481 che risale a Bramante. C'è anche scritto Bramantus fecit in Mediolano. Dunque questo Caravaggio giovane è un pittore lombardo arrivato a Roma ancora intriso di cultura lombarda. Questa incisione Prevedari, un'incisione grandissima, enorme, una delle più famose del 400, c'è il contratto per questa incisione, ne esistono soltanto due copie e naturalmente non sappiamo se Caravaggio ne avesse visto un'altra ancora. A Bellori sarebbe piaciuta di più la prima fase, quella con figure più piccole. Invece si è trovato con questa composizione molto complicata, con queste figure che si assommano l'una sull'altra, con queste figure nelle quali, fra l'altro, è difficile anche persino interpretare, vedere la figura del santo. Qui veramente ecco, questo il santo è questo, qui c'è il carnefice, e in questa figura possiamo anche vedere come egli avesse organizzato la materia della narrazione. Se noi guardiamo la diapositiva sulla sinistra, noi vediamo la vocazione a sinistra, alla nostra sinistra, e il martirio alla nostra destra. Tutte le fonti dicono il contrario. A destra pongono
la vocazione e a sinistra il martirio. Perché? Perché le descrizioni sono fatte nel modo giusto, sulla base della posizione del sacerdote celebrante. È il sacerdote celebrante che determina. Quindi, rispetto a questo, rispetto al sacerdote celebrante, la figura di San Matteo, e qui San Matteo che muore, che viene martirizzato, è lontano da lui, e la figura del santo dall'altra parte, bisogna vedere dov'è. Fra le altre cose, in questo dipinto c'è anche un autoritratto famoso di Caravaggio, questa figura che si allontana dalla scena del martirio voltandosi indietro e guardando verso il pubblico. Allora, dopo che abbiamo fatto questa premessa, guardiamo un po' come dobbiamo leggere questa cosa qui. Vorrei partire da una frase, secondo me, molto, molto ben scritta, nel suo francese, molto meno nel mio italiano, da Paul Valéry. Un'opera d'arte, scrive lui, è un gioco con due giocatori. L'autore è un estraneo. L'estraneo gioca facendo il morto, cioè non si muove, mentre l'autore gioca anche per lui. Ma il morto, l'estraneo, lo spettatore, noi, poi diventa vivo e i ruoli si scambiano. È l'autore che gioca facendo il morto, l'autore scompare, si allontana una volta che l'opera è creata. L'autore gioca facendo il morto e qualche volta muore davvero, cioè quando un'opera non ci piace più. Una frase molto bella, credo che questa frase implica che fra l'autore di un'opera e il pubblico che guarda si stabilisce un patto non scritto, una specie di contratto di lettura in cui inizialmente le regole per la lettura le detta l'autore, ma non le può dettare dando delle istruzioni o delle fotocopie, faccio per dire, le detta iscrivendo le regole per la lettura nel quadro stesso. Cioè dobbiamo ritrovare le strategie percettive che Caravaggio si aspettava da noi nel quadro stesso, e allora capiremo meglio perché lui voleva costruire questo quadro o questi quadri così. C'erano naturalmente molti livelli di percezione, per esempio un livello di percezione era con la cappella quando si diceva messa, con le candele accese, oppure no. La percezione cambiava e cambia a seconda delle ore. Certo, non si potevano mettere 50 centesimi o un euro per fare accendere le luci come si fa ora. Le condizioni della luce erano molto infelici, anche perché c'era stato una sopraelevazione un po' illecita di un edificio accanto. Alcune fonti antiche dicono proprio che non c'era luce. Scannelli dice: essendo in tal luogo quasi del tutto mancante il lume, opera tale, per disgrazia dei virtuosi e dello stesso autore, non si può vedere che imperfettamente. E infatti Scannelli, dopo aver detto questo, se ne lava le mani e sostanzialmente non descrive nemmeno bene queste cose. In realtà che si vedesse male è chiaro, lo vediamo perché per esempio un pittore tedesco, Joachim Sandrart, nel 1658 pubblica un libro in cui dice, arrivando alla martirio di San Matteo, dice che è la cacciata dei mercanti dal Tempio. Naturalmente non lo è. Io vi ho portato qui, scegliendo a caso, un quadro di un pittore, un grosso modo contemporaneo, per farvi vedere che è una scena molto affollata e molto confusa, che può far capire questo tipo di confusione. Caravaggio, una volta che ha messo le tele lì, chiaramente le ha ritoccate in situ. Noi lo sappiamo che la pratica comune, c'è una bellissima lettera di Rubens del 1607 quando lavorava a Roma, in cui dice: come uso dei pittori qui, dopo aver messo le tele sulla parete, le ho ritoccate tenendo conto della luce. Tutti i pittori facevano questo. Caravaggio conosceva molto bene la sequenza degli eventi che avevano preceduto la sua commissione. Il Cavalier d'Arpino era stato incaricato di questa commissione proprio quando Caravaggio era uno dei suoi discepoli, uno di quelli che lavoravano nel suo studio. Caravaggio certamente aveva visto le storie di San Matteo di Muziano
che erano state commissionate al Ciriaco Mattei, che probabilmente, e lui sapeva certamente che Muciano era il primo pittore incaricato, sapeva bene che lui qualsiasi cosa avesse fatto sarebbe stata giudicata in relazione a Muziano, ma soprattutto in relazione al Cavaliere d'Arpino. Potrei dimostrare, questo non lo farò, molte fonti contemporanee fanno un confronto fra Caravaggio e il Cavaliere d'Arpino, anche perché il Cavaliere d'Arpino aveva dipinto alla volta, e ci sono i partigiani dell'uno e i partigiani dell'altro. Lui ne doveva chiaramente tenendo conto, Per esempio Pietro da Cortona dice che Caravaggio era molto migliore. Giovanni Baglione, molto nemico di Caravaggio, preferisce naturalmente il Cavaliere d'Arpino. Ora, se compariamo ora, vediamo in alto il San Matteo, la vocazione di San Matteo dipinta dal Muziano, probabilmente l'avrebbe dipinta similmente alla Cappella Contarelli se avesse fatto in tempo, e in basso vediamo il disegno preparatorio del Cavaliere d'Arpino. In tutti e due si basavano su questo memorandum del cardinale, memorandum che a questo punto vi leggerò, non tutto perché è molto lungo, il pezzo che si riferisce a questa scena. Un quadro nel quale sia dipinto San Matteo dentro un magazzino over salone ad uso di gabella, cioè ufficio delle tasse, con diverse robe che convengono a tale ufficio, con un banco, come usano i gabellieri, con i libri e denari, in atto d'aver riscosso qualche somma. Il santo, che era un gabelliere, aveva risolto, e in atto di aver riscosso qualche somma, o come meglio parerà, dal qual banco San Matteo si levi con desiderio per venire a Nostro Signore, che passando per la strada coi suoi discepoli lo chiama all'apostolato. E nell'atto di San Matteo si ha da dimostrare l'artificio del pittore. Cioè il punto cardine del pittore è mostrare l'artificio, il proprio artificio nell'atto di San Matteo. Come fanno questi due pittori qui? Quello di sopra, voi lo vedete, stabilisce un rapporto diretto tra San Matteo, io non riesco a vedere, fra San Matteo e Cristo, e anche qui c'è un rapporto diretto. C'è un rapporto diretto fra Gesù che chiama, San Matteo che riceve la chiamata. In ambo i casi il santo che riceve la chiamata mette una mano sul petto in un gesto di asseverazione o di pentimento. È un gesto molto ben noto. In entrambi i casi c'è San Pietro nella lunetta del Muziano, in alto, in basso, a destra, e nel disegno del Cavaliere d'Arpino vicino alla figura di Cristo. La fonte di questo sono i passi dei Vangeli, c'è in San Matteo, c'è in San Matteo, in San Luca e in San Marco. È un passo molto famoso e molto breve che dice in questo modo: e mentre passava Gesù vide un pubblicano di nome Levi che sedeva al suo banco delle imposte e gli disse: seguimi. Ed egli lo seguì. L'ammirabile brevità del Vangelo. Nella Vulgata San Matteo è chiamato pubblicanus, cioè un agente delle tasse, cioè una categoria che Cristo aveva biasimato, per esempio, nel discorso della montagna, quando dice: ma se voi amate chi vi ama, che merito avete? Questo lo sanno fare persino i pubblicani. Voi dovete amare il prossimo vostro come voi stessi. Quindi è proprio il mestiere di pubblicano di Matteo che rende questa scena così intensa, questa chiamata di Cristo così veloce, così immediata, la risposta immediata di questo pubblicano avido di denaro che sta raccogliendo i soldi e che viene istantaneamente colpito dalla grazia. Questa è una scena che era comparsa nell'iconografia italiana a partire dal 300. Vi faccio vedere qui un esempio di Carpaccio e un esempio fiammingo. È una scena molto, molto presente nell'arte fiamminga e olandese, perché si collegava molto alle scene pure molto frequenti in quell'arte di banchieri, di gente che conta soldi, eccetera, eccetera. In questi due dipinti, per quanto essi siano diversi, il problema del pittore era sempre di far capire chi era Matteo di tutte queste figure. Carpaccio
ricorre a un sistema assolutamente facile, Cristo lo prende per mano. Non possiamo sbagliarci. Nell'altro caso, invece, nel caso di questo Marine su Reimersdale, la cosa è altrettanto immediata, perché Cristo chiama, lo vedete in basso, e San Matteo fa un gesto così. È il gesto dell'annunciata, della Vergine annunciata, un gesto di ubbidienza. Però ci sono altri casi, per esempio una composizione quasi contemporanea dello stesso pittore, in cui c'è Cristo e San Matteo, e la cosa è meno immediata, però è chiaro che non possiamo sbagliarci chi è Cristo e chi è Matteo in queste composizioni. In quest'altra che noi vediamo, Van Hemessen a Monaco, vediamo che Cristo compare a un'estremità, non è molto chiaro chi è San Matteo, lo capiamo dopo un po', vediamo che la figura che gesticola nella direzione di Cristo, in alto c'è anche un cartiglio, nella parte più alta, qui c'è un cartiglio che dice "Seguire me, seguimi". Però il piccolo problema è che la figura di Cristo e il cartiglio sono stati aggiunti dopo, come dimostra questa copia antica. Cioè inizialmente non era una vocazione di San Matteo, quindi quando non lo vediamo ben riconoscibile, non era inizialmente una vocazione di San Matteo. Ci sono anche dei casi singolari, come questo del Metropolitan Museum, in cui San Matteo, anziché essere un gabelliere, è un gaudente che abbraccia una donna, eccetera, eccetera. Certo, ci sono anche i soldi in giro, però non si concentra sul pagamento delle tasse. Perché tanta frequenza nel nord dell'Europa? Perché era stato usato come la vocazione di San Matteo, era stata usata come una scena chiave nella cosiddetta devozio moderna, e cioè un movimento di riforma molto prima di Lutero, un movimento di riforma incominciato in Olanda nel tardo XIV secolo e rivitalizzato da Erasmo, e che puntava molto sulla lotta contro l'usura e sul liberarsi dalla schiavitù del denaro. E naturalmente era diventato anche, e diventerà sempre di più col passare del tempo, la vocazione di San Matteo è un manifesto contro la simonia, cioè l'idea che la vocazione di San Matteo è liberare dall'avidità di denaro qualcuno, mentre poi, polemica sotterranea, la Chiesa non si sottraeva all'avidità di denaro. Voi sapete, ve l'ho detto al principio, che il cardinale Contarelli era stato accusato di molte simonie dall'inchiesta fatta dopo la sua morte. Quindi possiamo anche pensare, qualcuno lo ha detto, che i suoi eredi testamentari, in particolare il nipote, volessero liberarlo da questa accusa di simonia indirettamente. Caravaggio non poteva conoscere queste pitture fiamminghe, queste pitture nordiche, probabilmente a Roma non ce n'era nessuna, almeno nessuna che sia documentata, però Caravaggio conosceva qualcosa di arte nordica. Se n'è accorto quel pittore tedesco che vi ho già nominato, Sandrart, il quale nella vita di Hans Holbein dice che Caravaggio ha preso da lui una figura della vocazione di San Matteo. Vi faccio vedere una pagina di un'edizione italiana di questa famosissima opera di Holbein, illustrata da xilografie disegnate da Holbein, in cui il tema è la danza della morte, qui si vedono delle persone che sono intorno, dei giocatori che sono intorno a un tavolo, e arriva la morte e li colpisce. E viene citato sopra, in latino, e parafrasato sotto in italiano, un passo di San Matteo che dice così: che cosa giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde poi la sua anima? San Matteo. Questo potrebbe aver avuto in mente San Matteo nel momento in cui si alza e va verso il Cristo che lo chiama. Ora, voi potete riconoscere, credo, molto facilmente nella figura
nella figura a destra della xilografia, questa figura seduta su uno sgabello, potete riconoscere molto chiaramente la stessa figura, al contrario, che ricorre la prima figura a sinistra della vocazione di San Matteo. Questo lo ha visto Sandrart nel 1675 e non c'è il minimo dubbio che è così. Da allora in poi lo hanno detto tutti. Però strano, questo pittore così attento ad avere osservato questa cosa nella vita di Holbein, quando vuole dire che Holbein era così bravo che anche gli italiani lo imitavano, invece quando parla della vita, nella vita di Caravaggio, quando parla di questa stessa scena, dice che ci sono dei giocatori, cioè confonde, ci sono dei giocatori e c'è uno che sta barando, quasi come se avesse visto questo famoso quadro di Caravaggio, che è quello dei bari. Evidentemente non c'era molta luce, come abbiamo visto in altri casi. Ora vorrei, della composizione di Caravaggio, guardare velocemente alcuni punti. Ci sono molte domande. Per esempio, la vocazione, la chiamata di Matteo, accade dentro o fuori? C'è una finestra lì, ma una finestra che illumina un interno o una finestra che illumina, che invece la scena si svolge nell'esterno? Cristo cosa sta facendo? In che direzione va? Perché Cristo è nascosto dietro San Pietro? Chi è San Matteo? Queste sono le domande. Per rispondere a queste io ho fatto una ricerca abbastanza ampia sulle reazioni pittoriche al quadro di Caravaggio, di cui vi farò vedere qualche cosa. Vediamo intanto la prima reazione, la reazione più antica. La reazione più antica è di questo Cristofano Roncalli, quel pittore che Caravaggio, che era stato incaricato di stargli col fiato sul collo per vedere che non facesse la cresta sull'acquisto dei colori. Bene, poco tempo dopo Roncalli a Palazzo Mattei fa una vocazione di Matteo e qui si vede questa figura di Cristo che fa una piroetta. Come vedete, Cristo da un lato si volta e dall'altro lato la sua testa e il suo gesto, il gesto della mano destra, sono volti verso San Matteo, che è chiaro che è la figura che si pone una mano sul petto, mentre i piedi sono volti dall'altra parte, sta andando da un'altra parte. Questa è probabilmente, sappiamo che questa cosa fu dipinta nel settembre del 1600, pochi mesi dopo che il quadro di Caravaggio era stato completato, quindi è probabilmente la reazione più antica. Perché questo Cristo che piroetta è destinato a dare figurativamente l'idea della velocità della conversione, che è della brevità mirabile del racconto evangelico. Cristo passa, dice seguimi e già se ne va, e San Matteo però lo segue. La stessa cosa fanno, anche se le immagini qui probabilmente anche le condizioni di luce non consentono di vedere, i piedi del Cristo, anche qui sono girati dall'altra parte. Cristo sta quasi danzando, si volta dall'altra parte. E chiaramente quest'idea del pomarancio o dei suoi allievi discepoli che l'hanno aiutato a dipingere sono tratte da lì. Ma la posizione di Gesù si vede molto male perché c'è davanti San Pietro. San Pietro prima non c'era. Inizialmente Caravaggio non l'aveva dipinto, poi ce l'ha messo, non solo ce l'ha messo, ma ce l'ha messo davanti, a tappare la figura della Chiesa. Ce l'ha messo davanti e lo ha messo in una posizione molto strana, perché se guardate bene, Cristo fa così, è il gesto della vocazione, e San Pietro ripete il gesto. È la Chiesa che riprende la vocazione del Salvatore. Il Salvatore è quello che fa la vocazione, la Chiesa la ripete. San Pietro, cioè colui che aveva combattuto la simonia, appunto quella che si chiama simonia per via di Simon Mago, San Pietro che rappresenta l'autorità pontificia, un modo probabilmente indiretto, sottile, di riscattare il cardinale che aveva poi dato i soldi per pagare queste pitture dalle accuse di molte simonie. La figura di San Pietro si potrebbe analizzare più a lungo, se vedete qui vedete che è stata fatta prima in un'altra maniera, lasciandolo
sommando la figura di Pietro a quella di Cristo, Caravaggio non ha ridotto l'intensità della scena, ma l'ha accresciuta, probabilmente l'ha dovuto fare perché gli hanno detto di farlo, ma l'ha accresciuta reiterando il gesto del è quello che in retorica si chiama anafora, cioè la ripetizione di un gesto. Come si vede da questa costruzione diagrammatica, questa è la sola scena in cui ci sono molti pentimenti. Tra i pentimenti c'è anche la mano di Cristo, che tutti hanno indicato Michelangelo come fonte. Si può persino dire la prima mano somiglia di, la prima mano, quella che poi lui ha cambiato, somiglia di più al gesto del Creatore. Dopo invece la mano di Gesù assume piuttosto la posa di quella di Adamo, come se Caravaggio avesse voluto umanizzare il Redentore. Caravaggio aveva questo gesto in mente anche 9 anni dopo, quando a Messina dipinge questa straordinaria resurrezione di Lazzaro, sulla quale non mi posso soffermare, e nella quale il gesto di Cristo, questa volta in primo piano, è esattamente quello che egli aveva dipinto 9 anni prima a Roma. Il quadro è ancora a Messina. Caravaggio non ha avuto altri pentimenti in quest'altra parte del quadro. Ma domandiamoci ora, e chi è San Matteo? Bellori, grande critico del 600, non aveva dubbi. Scrive così, a proposito di questa scena: ritrattevi alcune teste al naturale, tra le quali il santo, lasciando di contare le monete, con una mano al petto si volge al Signore, ed appresso un vecchio si pone gli occhiali al naso, riguardando un giovine che tira a sé quelle monete assiso nell'angolo della tavola. Credo di non aver bisogno di indicare le figure, perché la descrizione è molto chiara. Chiara, ma non è accurata. Infatti, non è vero che questa figura abbia le mani al petto. Le mani al petto le abbiamo visto, si può vedere in decine di altri casi, prima e dopo. La mano al petto vuol dire così. La mano al petto è il gesto di pentimento di asseverazione. C'è un'intera, naturalmente c'è una dissertazione tedesca su questa cosa, come su tutto, che fa una specie di tassonomia delle mani al petto. Lui non ha le mani al petto, sta indicando, indica verso qualcosa, e non ci può sfuggire che questo suo gesto è lo stesso di Gesù e lo stesso di San Pietro. Tutti indicano da quell'altra parte, tutti indicano da quell'altra parte. Cioè non sembra dire, come Bellori crede, stai dicendo a me? Ma sembra dire, stai dicendo a lui? Stai dicendo proprio a lui? Negli ultimi vent'anni, 4 studiosi diversi, indipendentemente, questo è molto interessante perché sembra che la bibliografia in tedesco e in inglese non comunichino reciprocamente, indipendentemente, ma per la stessa ragione, sono arrivati alla stessa conclusione. San Matteo è il giovinastro copiato da Holbein, quello che è seduto all'altra estremità. È proprio l'unico che non si accorge di Gesù. Pensate la straordinaria, la sconvolgente verità che c'è dietro. Colui che sarà il santo, che sarà martirizzato, che scriverà il Vangelo, eccetera, è quello che sente la voce di Cristo per ultimo, ma è quello in cui essa agirà più nel profondo. Ci sono vari indizi in questo senso. Per esempio, non so quanto si veda sullo schermo, da dove voi siete, con la mano sinistra questo personaggio stringe una borsa di monete, attributo di San Matteo da sempre, da tutto il Medioevo. E poi, che cosa sta facendo con la mano? Che cosa sta facendo? Guardiamo un po' che cosa sta facendo. C'è il signore con la barba, sta pagando, sta facendo questo gesto, sta pagando. E questo giovinastro sta raccogliendo, è lui che raccoglie, l'esattore delle tasse è lui e non quell'altro. Se questa conclusione è vera, le conseguenze sono notevolissime. Narrativamente potremmo dire così:
Cristo entra d'improvviso nell'ufficio delle tasse e già si volta per andarsene, come i suoi piedi mostrano. Ha appena detto: seguimi, con un sussurro. San Pietro, cioè la Chiesa, ripete la chiamata. E vicino allo spettatore, vicino, più vicino a noi di Cristo, ma la sua figura, la figura di Cristo che emerge in modo potentissimo dall'oscurità, segna il passo dell'intera scena. Nella stanza c'erano 5 persone prima che Gesù apparisse. Nella parte più interna un esattore delle tasse e i suoi assistenti, il suo assistente che con gli occhiali osserva bene il conto del denaro. È appena entrato da poco un elegante gentiluomo con 2 paggi. E lui sta pagando le tasse. Quando Cristo entra, loro sono i più vicini a lui, sono i più educati, sono i più nobili, sono i più ricchi, sono i meglio vestiti, sono loro che lo sentono prima, sono in luce, sono loro che lo sentono prima. Uno di questi paggi addirittura, lo vedete in primo piano, quello di spalle, si sta quasi balzando alla vocazione di Cristo. Stanno sentendo? C'è uno che non sente, colui che sarà il santo. Questa spiegazione potrebbe dare veramente un significato molto più profondo e molto più rivoluzionario alla iconografia immaginata da Caravaggio. Il fatto stesso, però, che Bellori, né più né meno che Bellori, abbia ritenuto che il santo fosse quell'altro, ci induce a ritenere questo caso molto interessante. La percezione di questo quadro doveva essere, anche per le condizioni di luce, una percezione graduale, nella quale non c'è un segno chiaro che dice il santo è quello. Ci possiamo arrivare gradualmente. Nella storia degli studi ci siamo arrivati negli ultimi anni. Una percezione graduale che lascia dietro una scia di dubbio. E così come il gentiluomo barbuto dice: ma è proprio lui! Tu che sei il Messia, chiami proprio lui, che è un pubblicano? Anche noi restiamo con questo dubbio, ci sembra così sconvolgente, come qualche studioso recentemente ha scritto, che è impossibile. Che cosa sta facendo San Matteo, se questo è San Matteo? È San Matteo il pubblicano, non è ancora l'evangelista, come sul quadro d'altare in cui l'angelo lo aiuta a scrivere il Vangelo, non è ancora l'apostolo che opera miracoli, come sulla volta dipinta dal Cavalier d'Arpino, non è ancora il martire dell'altra tela che sta di fronte a questa. È sordo alla chiamata del Signore, ma noi sappiamo che il suo cuore si aprirà un istante dopo. È immerso nei suoi pensieri. Solo Gesù può sapere quali essi sono e distoglierlo per sempre dall'ufficio di pubblicano. Se guardi questa scena, tu spettatore dell'anno 1600, se guardi questa scena con questi pensieri in mente, puoi capire, puoi pensare, ti domandi subito questioni che riguardano te stesso, che riguardano il peccato, che riguardano la salvezza, che riguardano non solo la simonia, ma il denaro, i valori della terra, i valori spirituali. Ti chiedi che cos'è la grazia divina, se la grazia divina può salvare un uomo che è sordo al primo richiamo del Redentore. Che cosa non può fare la grazia divina? Questo sospiro, questo sussurro di Cristo che apre appena la bocca, poi vi farò vedere un dettaglio, la bocca di Cristo appena aperta si rivolge un richiamo alle orecchie riluttanti di San Matteo. Respira sulla tela il suo suono, questo suono impercettibile, lotta con una luce ugualmente impercettibile. Sentiamo in questo silenzio, sentiamo quasi solo la voce di Cristo è talmente bassa che ci sembra più alta, la voce del gentiluomo che dice: ma stai chiamando lui? Stai chiamando proprio lui? Nulla come questo era stato mai dipinto prima, nelle centinaia di scene come questa. Ora vi farò vedere una piccola selezione di come hanno reagito i pittori che hanno visto questa scena qui. Noi sappiamo che appena Caravaggio
pubblicò le tele, come si diceva, cioè le appese alle pareti e furono rese visibili, tutti i pittori di Roma corsero a vedere, e c'erano molti pittori stranieri. In questo disegno, vi faccio vedere, in questo disegno si vede molto bene, un disegno olandese, Pietro sparisce dietro Cristo, viene invertita la posizione, Pietro è dietro Cristo e le gambe di Cristo, i piedi di Cristo diretti in direzione opposta non vengono riprodotti. Qualche volta ci sono dei casi rarissimi di copie monumentali, molto singolare questa di Spoleto, una copia monumentale in cui la figura di Cristo è resa più visibile allontanandola da quella di San Pietro. Era talmente sconvolgente nascondere Cristo nell'ombra dietro San Pietro che questo copista non identificato, almeno non con certezza, ha deciso di allontanare le due figure, e poi la composizione non gli piaceva tanto e allora ha aggiunto due figure di apostoli alla sinistra che si vedono bene e due alla destra che si vedono meno bene. Guardiamo cosa fanno i caravaggisti del nord. Henrik ter Bruggen, nella sua vocazione di San Matteo, dipinta non tanti anni dopo, parte dal discorso di Caravaggio, muove però la figura di San Pietro dietro quella di Cristo, perché la figura di Cristo deve essere la più visibile. Cioè, queste reazioni ci rivelano quanto era rivoluzionario il quadro di Caravaggio, perché per renderlo leggibile lo citano, ma lo devono insieme modificare. Però la figura di Matteo è identificata molto chiaramente, e chiaramente è l'uomo barbuto, ma l'uomo barbuto fa così, non fa così, fa così, che è un gesto completamente diverso. Vediamo in un altro di ter Bruggen dello stesso pittore, noi vediamo ancora una volta Cristo che viene spinto questa volta ancora più lateralmente come in Caravaggio, e il gesto dell'uomo barbuto è un indice puntato ma su se stesso, non verso la sinistra come quell'altro caso. Naturalmente c'è anche un pittore genovese che ha ripreso la vocazione di San Matteo di Caravaggio, e ha capito alcune cose molto caravaggesche, per esempio ha messo Cristo a mezza strada, diciamo, e tuttavia ha eliminato le ambiguità intenzionali del suo modello. Il giovane che conta la moneta è esattamente lo stesso che in Caravaggio, più o meno si vede che è derivato da quello, ma l'uomo barbuto non è più ambiguo, non fa così, gli ha cambiato il gesto, fa così. Quello è San Matteo, vuol dire che quel gesto non funzionava, lo cambiano tutti, non c'è uno che non lo cambia. Lo stesso noi vediamo in Mattia Preti, il quale trasferisce l'attributo della borsa di denaro dal giovanotto sulla sinistra, lo mette invece nelle mani di un gentiluomo barbuto che non ha più niente a che fare con quell'altro, che però sempre indica verso se stesso, mentre molto stranamente quello che conta la moneta diventa un guerriero in corazza, cosa che i pubblicani certamente non erano. Ultimo esempio, Van Biliert, in questa ulteriore vocazione di San Matteo, un altro dei caravaggisti di Utrecht, che ha citato quasi letteralmente la figura di Cristo, il gesto di Cristo fra due discepoli, eccetera, e San Matteo è messo all'altra estremità e si mette la mano sul petto. Le altre figure sono eliminate per evitare, o cambiate profondamente per evitare ogni ambiguità. È tutto qui? No, perché dal 1600 al 1604 un pittore molto più grande di tutti questi che ho nominato, salvo Caravaggio, fu a Roma per un certo tempo, Rubens. Due disegni di Rubens mostrano chiaramente, che sono stati ancora troppo poco studiati rispetto a quello che meritano, mostrano chiaramente che Rubens guardò e studiò la vocazione di San Matteo. Sono disegni non per una vocazione di San Matteo, ma per una ultima cena. Ma voi riconoscerete subito nella figura all'estrema sinistra il giovanotto che si alza
che si alza dallo sgabello, che si alza dallo sgabello. Questi due disegni erano prima insieme, ora sono in due collezioni diverse. Si può, in uno di questi c'è anche scritto questa frase, che Rubens scriveva per se stesso: i gesti devono essere più grandi e con le braccia più estese. Si può dimostrare con un processo abbastanza complicato che i due momenti del montaggio che lo aveva in mente sono questi. In entrambi c'era all'estrema sinistra una figura tolta dalla vocazione di San Matteo, e cioè questo giovane che si alza dalla sedia. Nella fase più antica, che è quella di sopra, la figura di Cristo non c'è, però c'è una figura che punta con l'indice sulla sinistra, che prende dall'uomo barbuto. E qui veramente mi ci vorrebbe il... non so se riuscite a vederlo, visto che non funziona questo puntatore. C'è in alto, c'è questa figura rotonda che si vede abbastanza bene, con una faccia rotonda, e alla sua sinistra, cioè alla nostra destra, si vede appena disegnata una figura che fa così. Qualcuno di voi, almeno quelli delle prime file, qualcuno mi fa segnare che la vede. Nella seconda fase, che qui ho fatto con un montaggio che ho messo insieme io artigianalmente, si vede Cristo con questo gesto molto enfatico, si vede la stessa figura del giovane che si leva dallo sgabello. La figura alla sinistra di Cristo, cioè alla destra della figura di Cristo per noi, lo si vede che punta così. E adesso dove puntano? Nell'una composizione come nell'altra queste figure puntano verso la figura estrema che si vede qui, una figura che si alza dalla sedia, che è una savonarola, si alza dalla sedia, e questa figura è Giuda. Lo possiamo dimostrare perché in due quadretti che Rubens non dipinse mai, quella composizione grande che aveva in mente, ma in due quadretti di anni dopo, che hanno qualcosa di simile, in cui si riconosce la figura del giovanotto che si alza dallo sgabello, l'altra figura è Giuda. Dunque Rubens, per identificare Giuda in questa scena, usa il gesto puntato, prende da Caravaggio due cose: il giovane che si leva dallo sgabello e il gesto puntato. Possiamo dunque dire che Rubens leggeva il gesto puntato del gentiluomo barbato non come un gesto puntato verso se stesso, ma come un gesto puntato alla sua sinistra, dunque verso San Matteo. Concludo. Questa analisi di copie e derivazioni potrebbe durare ancora molto di più. Serve per metterci un po' nella testa e nella mentalità e nell'orizzonte visuale delle persone di quel tempo, in cui era così importante che i soggetti venissero rappresentati in modo appropriato. Quando gli dicono di rappresentare San Matteo, lui lo rappresenta con le gambe incavalcate e glielo fanno levare dopo uno o due giorni, e non è solo il solo quadro di Caravaggio che sia stato rifiutato. In questo caso invece nessuno gli dice di levare questa cosa, forse proprio per questa intenzionale ambiguità fra le due figure. Il significato del soggetto rappresentato per Caravaggio è altrettanto importante quanto sfidare l'osservatore a osservare. Sfidare l'osservatore a osservare, contrastando il sussurro di Cristo con l'urlo, potremmo dire sussurri e grida, per parafrasare il titolo di un film molto famoso che non c'entra niente, con l'urlo del ragazzo che assiste al martirio. Questa novità della composizione è assolutamente sconvolgente, contempla un uso molto spregiudicato e molto avanzato, come solo un genio pittorico come Caravaggio poteva fare, di quella che vorrei chiamare incomprensione produttiva. Cioè lui ci invita a vagare con lo sguardo, ci invita a guardare prima nella scena in generale, riconoscere Cristo, vedere i suoi piedi che si muovono in direzione opposta, chiederci chi è San Matteo, capire i tre indici puntati, restare in dubbio fino in fondo se San Matteo è l'uno o l'altro. Una incomprensione produttiva che ha un effetto miracoloso, allunga
la nostra osservazione, prolunga l'attenzione, ci obbliga a guardare più a lungo. È come se dicesse: guarda, e guarda ancora, e guarda ancora, e guarda ancora. E buio, guarda ancora. Questo possiamo chiamarlo un effetto di straniamento, con una nozione della critica letteraria inventata da Sklovsky, come alcuni di voi sapranno, per la letteratura. Straniamento vuol dire trovarsi di fronte a qualcosa che ci sconvolge e poi dopo dobbiamo aggiustare, dobbiamo ricalibrare la nostra stessa prospettiva per riuscire a entrare dentro. L'effetto di estraniamento è stato teorizzato nel Novecento. Nel Seicento si chiamava diversamente, si chiamava meraviglia. Giovanni Battista Marino, che di meraviglia se ne intendeva e che fu committente di Caravaggio, lo ammirava molto, gli commissionò un proprio ritratto, purtroppo perduto. In un sonetto scritto a commento di quel ritratto, Marino scrive così: «Piacemi assai che meraviglie puoi formarsi nove, angel non più, Michelangelo, angel non più, ma Dio, animar l'ombre, anzi di me, far noi». Anima le ombre, Caravaggio, introduce meraviglie nove e poi dice: «E tu, Michel, di Caravaggio onore, per cui del ver più bella è la menzogna, mentre che creator, più che pittore, con l'angelica man gli fai vergogna». La tua mano angelica crea qualcosa che è al pari della creazione, al pari del creatore, perché sai animare le ombre. Animar l'ombre, proporre una menzogna che conduca l'osservatore a scoprire la verità di natura, sostituire alla tradizionale strategia, dopo il Concilio di Trento, la strategia didattica della Chiesa, alla strategia di efficacia didattica, sostituire una strategia di attenzione, di efficacia nell'attenzione, puntare sulla meraviglia, non sul decorum. Questo, a quel che pare, fu il concetto di Caravaggio nella vocazione di Matteo. Grazie. Guardare, guardare, guardare e guardare ancora. Questo è il messaggio che credo venga da questa lezione, davanti a un dipinto famosissimo che noi pensavamo di aver guardato, per la verità, abbastanza bene. E invece vedete come è interessante la lettura delle opere d'arte, perché deve partire da lontano, una specie di viaggio. Bisogna capire chi ha voluto quell'opera, chi era il committente, come è stata costruita la chiesa, come è cominciata la fabbrica dell'arredo della cappella, quindi tutti i pittori che si sono avvicendati, l'arrivo di Caravaggio, in che circostanze, e poi questa idea di tenerci ancorati al dipinto con l'ambiguità della scena, la non immediata lettura, tra l'altro facilitata allora dal buio terribile che doveva allignare in quel luogo, e poi la fortuna dei dipinti che vengono recepiti e che, anche guardando appunto le copie, le varianti, eccetera, danno un sacco di informazioni proprio su queste ambiguità che si sono tra l'altro trasformate in errori di interpretazione, perché francamente anch'io avevo sempre capito che il San Matteo era quello che si indicava con il petto. Quindi grazie professore per questa lezione, che è molto molto dettagliata, molto accurata, tra l'altro è stata fatta anche all'estero al pubblico giapponese, che l'ha apprezzata moltissimo, e quindi noi abbiamo potuto qui, grazie a lei, entrare prima di questi sette incontri nei segreti di alcune delle grandi opere d'arte. Il prossimo appuntamento sarà giovedì prossimo, 24 gennaio, sempre qui alla stessa ora,
e ci sarà la sovrintendente del Polo Museale Fiorentino, Cristina Acidini, a parlarci di un altro sublime capolavoro, questa volta una statua, il Davide di Michelangelo. Grazie a tutti per l'attenzione e per chi vorrà l'appuntamento per giovedì prossimo. Ecco.